Nell'esercitazione di oggi giochiamo un po' con la proprietà di raggiungibilità, per cui diciamo, gli esercizi che faremo sono questi due. Nel primo caso io ho una certa matrice dinamica degli ingressi, tempo continuo, voglio studiarne la raggiungibilità e poi portare il sistema in forma canonica di raggiungibilità. Per cui ho queste due matrici. Nel secondo caso, invece, è richiesto un po' di giocare un po' anche con vari tipi di conoscenze legate ai sistemi dinamici. Cioè, generate voi un sistema tempo discreto con n uguale a 4 non completamente raggiungibile. In realtà lo farò io, come stiamo facendo diciamo, dall'inizio dell'anno. Prima svolgo io e poi lo chiedo a voi. Poi prendiamo un punto raggiungibile. Quindi prendiamo un punto appartenente al sottospazio di raggiungibilità e generiamo la sequenza di ingresso che porta lo stato da 0 a quel punto. Va bene? Facciamo una simulazione e validiamo, però poi validiamo cambiando nel controllo la conoscenza del modello. Ok, facciamo una cosa alla volta. Prendiamo prima questa matrice. Allora, questa matrice dovrebbe essere contenuta nel file esercizi.m, la prendo solamente così non ricopio il testo. Allora, qui ci sono alcuni esercizi anche svolti, però a questo punto diciamo dove sta l'aggiungibilità, dovrebbe essere 10, 11 o 12, fatemi vedere qual è forse il 12. No, non è questa. Non è questa, se no ce la copiamo a mano, se non è nessuno questa. Forse è questa qua, un attimo solo. È questa, sì. Ok, allora ci copiamo la matrice, ho fatto una sciocchezza, questa è fprintf, per cui, vabbè, allora me la scrivo a mano. A uguale, vabbè, mi copio giusto. Allora, sapete che se io adesso premo Enter, lui non completa il comando perché sintatticamente si rende conto che gli manca qualcosa, per cui posso continuare. Adesso il meno, vediamo se lo spazio non gli dà fastidio, spero di no. Ovviamente c'è qualcosa che non gli piace, probabilmente è dovuto agli spazi. E allora faccio prima a questo punto, se me la scrivo. Posso pure fare così. Vabbè, questa è la matrice A, e allora a questo punto copiamocela qui, 0, 0, 1, 1, 0, meno 3, 0, 0, 1, 0, meno 3, 0. Ok, allora n è uguale a 4, che cosa nello spazio di lavoro ho le due? Ho le due matrici, non faccio neanche lo script perché diciamo è estremamente semplice quello che stiamo per fare, per cui rimango nella command window. Quindi che cosa dobbiamo fare adesso? Calcolare la matrice di raggiungibilità e verificarne il rango, poi portare in forma canonica di raggiungibilità. Allora, la matrice di raggiungibilità la posso calcolare o diciamo applicando semplicemente la definizione e quindi è B A per B e diciamo A quadro B
al cubo b e mi fermo perché in questo caso il mio sistema è n uguale a 4, quindi mi devo fermare a n meno 1, che sarebbe 3. Posso direttamente dire qual è il rango di R e mi dà errore. Quadro B, prof. La N. Ah, la N perché l'ho fatta maiuscola. Che non, no, è la B, esatto. Se, no, non c'entra niente la maiuscola, è la B. Vediamo se è questo. Però lui mi sta dando errore sull'elemento a potenza. Allora. Vediamo se era collegata a quella. No, non gli piace. Allora, non gli piace. 2 scalare. A è quadrata. Ah no, A è 5 per 4, ragazzi. Ho scritto la matrice A sbagliata. Che cosa ho fatto? Allora, meno 1, 0, 0, meno 3. Ok, meno 4, meno 3, meno 2, 2. Ok, 1, 0, meno 2, meno 1. La riga 3 è sbagliata. Per cui è questa qua che... Ok, 1, 0, meno 2, meno 1. Allora, la A l'ho ricopiata, quindi a questo punto posso riprovarci. E questo è quello che ottengo. Ok? Ora, una possibilità è questa. In realtà voi siete studenti, diciamo, di informatica, per cui non avreste mai scritto un codice così brutto. Avreste scritto un codice estraendo n dalle dimensioni della matrice e poi facendo un ciclo for per calcolare la matrice raggiungibilità. In realtà, diciamo, il MATLAB già mette a disposizione un comando che fa esattamente questo, ed è CTRB, per cui io in realtà posso calcolare la matrice di controllabilità. Se vedete, sono esattamente identiche le due matrici, è inutile fare cose strane, si vede a occhio perché sono tra l'altro numeri interi. Va bene? Se chiedo l'help di CTRB, questo è l'help di CTRB, posso dare come ingresso o le matrici oppure un oggetto di tipo SIS che è State Space Model. Va bene? E lui, quando gli do diciamo, tutto quanto il sistema, mi estrae la matrice dinamica e la matrice degli ingressi. Ok, poi vuoi dire ci sono il sì also, non ci interessa. Va bene? C'è anche osservabilità che utilizzeremo la prossima volta. Ok, questo è quello dell'osservabilità. Qua c'è scritto, guardate, other function named CTRB. E qua ci sta, oltre other function named observ, c'è anche documentation for. Uno dice che cosa c'è scritto qua? Beh, c'è qua, per qualche motivo strano, qua c'è il link alla versione estesa dell'help, mentre per la controllabilità non c'è. Va bene? E qui c'è quel tips che io ho riportato negli appunti, che dice, guardate, fate attenzione che, diciamo, observ è qua solamente per educational purposes, is not recommended for serious control design. Per qualche motivo, fatemi dire se l'hanno messo anche nel CTRB, questa frase non l'hanno messa. Allora, controllability matrix. Vedete, non c'è questo, forse il font è piccolo per voi, vabbè, vi dico io che non c'è. Però qua hanno aggiunto diciamo il problema della forma di già. Della matrice di, non ricordo, non mi sfugge il nome adesso. Ok, vabbè, andiamo avanti. Cosa possiamo anche fare? Possiamo calcolare applicare il test PBH. E allora, visto che ci troviamo, ovviamente questa è una matrice talmente piccola che non sta dando problemi numerici, va bene, però visto che ci troviamo, applichiamo il test PBH. Io per il test PBH devo calcolare gli autovalori, non mi servono gli autovettori, quindi posso usare così la mia matrice. Questi sono gli autovalori della matrice. Poi devo calcolare per 4 volte il rango, quindi posso fare fuori uguale 1, 2, 4, il rango di una matrice
che è una matrice in cui metto la lambda i per la matrice identità 4x4 e poi devo mettere la matrice B a fianco, giusto? Perché sotto se no non mi trovo con le dimensioni. Un attimo, no, c'è qualcosa che, no, che mi sto dimenticando. C'è la matrice... Allora, c'è qualcosa che non ricordo e vado a prendermi allora, la formula. E certo, lambda di meno A. Dovrebbe essere questa la matrice, va bene? Il rango deve essere uguale a n. Ora, poiché non metto il punto e virgola, ma metto la virgola, lui dovrebbe, diciamo, scrivermi il risultato di questo calcolo. Allora, che cosa ottengo? Nel primo deve essere uguale a n per 4 volte. Quindi con lambda 1 viene 4 e poi già non viene più 4, perché questo significa che il sistema non è completamente raggiungibile. Però questo non mi sta dando altre informazioni. Beh, potrei applicare il gramiano, però in questo caso non lo facciamo. Ok, allora abbiamo tutto quello che ci serve per fare, questi sono A e B, me lo ricordo, per fare la trasformazione in forma canonica di raggiungibilità di Kalman. Allora, in questo caso io di che cosa ho bisogno? Di una matrice di trasformazione di similitudine, in cui io metto una base per sottospazio di raggiungibilità e una base per sottospazio di non raggiungibilità. Va bene? Questa è la condizione sufficiente, non è quella necessaria e sufficiente, ma ci va bene così. Allora, il sottospazio di raggiungibilità so che è l'immagine della matrice di raggiungibilità. Quindi io posso scrivere x con r uguale l'immagine, il MATLAB me la calcola col comando ORT, quindi io ho qui la richiesta, dice dammi l'immagine di R. Ora, ve lo ripeto, diciamo per l'ennesima volta, l'immagine di R è un numero infinito di punti, perché è un sottospazio. Il MATLAB, nel momento in cui mi deve dare delle informazioni relative a un sottospazio, mi dà una base per il sottospazio. Poiché diciamo le ambiguità non ci piacciono quando scriviamo i programmi, lui potrebbe darmi una base qualsiasi, in realtà lui me la dà ortonormale, questa è una scelta arbitraria. Quindi lui mi sta mettendo in colonna i vettori base. Che cosa posso dire? Beh, poiché quando ho calcolato il rango della matrice di raggiungibilità, il rango è uscito fuori essere pari a 2, questo significa che io so che devo avere due vettori di dimensioni 4, e lui me li sta dando in colonna, come vedete. Va bene? Per cui questa è la base del sottospazio di raggiungibilità. Ora, per quanto riguarda la base del sottospazio di non raggiungibilità, io so che questo essere uguale al nullo di R trasposto. Ok? E lui mi sta dando questa. In realtà, se qualcuno di voi, diciamo, si è divertito a fare algebra quando era ai primi anni, questo si vedeva un po' a occhio, no? Che sarebbe uscito qualcosa che andava a pescare la prima e la quarta componente. Ed è, anche in questo caso, ortonormale. Quindi la mia matrice di trasformazione di similitudini è una cosa del genere. Ho messo a fianco le due colonne base del sottospazio di raggiungibilità e le due colonne base del sottospazio di non raggiungibilità. Va bene? Per cui la mia P è una matrice 4x4, ora posso anche divertirmi a calcolare il rango. Se non è pieno mi fermo e cerco un vago da qualche parte, perché la teoria mi dice che avendo fatto così io devo avere una matrice piena. Anzi, questo tipo di check, quando io diciamo faccio dei programmi un po' più corposi rispetto a questo semplice esercizio, si fanno sempre a ogni passaggio ed è bene farli in maniera tale da intercettare eventuali errori appena commessi. Ora, poiché ho calcolato P, io ho finito, perché A2 a Q è uguale a inv di P per A per P e B2, cioè quello del sistema simile, è inv per B.
È giusto? Ora, cosa mi aspetto? Io già lo so cosa mi aspetto. Mi aspetto le righe 3 e 4 di B2 uguale a 0 e poi mi aspetto una matrice rettangolare, però in questo caso è 2x2, quadrata, di elementi nulli fuori diagonale. In particolare me l'aspetto in basso a sinistra e questo è quello che ottengo. Va bene? Per cui effettivamente ho portato il sistema in forma canonica di raggiungibilità di Kalman. Ora, chi è Z? Z è inv P per X, che è quindi la combinazione lineare degli elementi dello stato. Allora, questa è inv P. Io, per esempio, potrei dire, ok, chi è Z con 1? Allora, Z con 1 vado a pescare, chiedo scusa, no, così no, Z con 1 chi è? Beh, Z con 1, basta che guardo la prima riga, Z con 1 è 0,96 x2 più 0,26 x3, va bene? Per esempio Z con 4 è uguale a x1 e Z con 3 è uguale a x4, quindi in questo caso lui con queste due componenti ha fatto solo una permutazione, anzi in realtà io mi rendo conto che poiché sono queste le due componenti non osservabili, io qui avrei potuto fare una semplice permutazione. Vogliamo vedere un attimo quello che sto dicendo. Se questo è P, allora, se io mi rendo conto che lui è andato a pescare proprio due componenti dello stato, secondo me, se io faccio un PP uguale 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Proviamo. Io, diciamo, non l'ho fatta questa cosa, però voglio provare a vedere se è questa. Ovviamente adesso questa diventa un A3 PP, 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 e infatti mi viene anche questo in forma canonica di raggiungibilità. E questo tocchiamo con mano che sono infinite, no? Le possibili forme canoniche di raggiungibilità, perché diciamo già il concetto di base del sottospazio non è univocamente definito, per cui già da quello potevamo capire che erano infinite. Ok, e questo era il primo esercizio. Se avete domande su questo, abbiamo portato in forma canonica, quindi abbastanza semplice. Invece il secondo ci facciamo uno script. Allora, vediamo un attimo che dobbiamo fare col secondo esercizio. Va bene? Allora, dove sta? Allora, generiamo un sistema tempo discreto con n uguale a 4 non completamente raggiungibile. Quindi io me lo scrivo in forma canonica. Me lo scrivo in forma canonica di raggiungibilità. Mi sembra la cosa più ragionevole da fare, no? Perché se io devo generare, allora, tempo discreto non completamente raggiungibile, dovrei mettere i commenti nel codice. Io adesso, diciamo, vado un po' veloce e faccio A1 uguale. Allora, che cosa faccio? Facciamo N uguale, qua non so, me lo dice? No, facciamo N uguale a 3, ok? E facciamo una componente non raggiungibile. Tempo discreto, faccio una forma, ora ve la faccio vedere e diciamo, anzi metto prima la x qua per farvi capire cosa sto facendo e poi la discutiamo insieme, per, così per capire che cosa, poi la x ovviamente non ha senso, no? Adesso la leviamo. Infatti lui mi sta chiaramente dando errore, però siccome è uno script, pazienza. Allora, cosa sto facendo? Ho generato un sistema in forma canonica di raggiungibilità, va bene? Allora, che cosa vi sto chiedendo? Esatto, infatti c'è anche un errore qua, ragazzi. Qua posso mettere una x qualsiasi. Cosa vi sto chiedendo di osservare adesso? Che ho messo gli zeri dove vanno messi, va bene? Per cui io, diciamo, adesso posso mettere dei numeri che sono completamente random qua,
perché diciamo è semplicemente un è un esercizio in cui ci metto dei numeri, non è un modello reale, per cui qua mettiamo 1 e 1. Ok? Allora, a questo punto io ho A e B1 e so che sono in forma canonica di raggiungibilità. Posso divertirmi, quindi posso poi ogni tanto per fare debug, che faccio? Prima di tutto lo salvo e questo lo chiamo, come lo chiamo? X 23, che sarebbe 23 ottobre, va bene, tanto poi lo cancello. Ok, allora ogni tanto che faccio lancio, quindi prima di tutto qua c'ho troppe variabili e faccio un bel clear all ogni volta che lancio un CLC e pulisco anche lo schermo, per cui quando faccio X 23 lui a destra mi ha cancellato tutto e rimangono solamente le due nuove matrici. Perfetto. Ora, queste sono le due nuove matrici. Vogliamo vedere che l'ho generato in forma canonica di raggiungibilità? E allora così facciamo F printf, che va bene, rango R, due punti, e a questo punto questa è una variabile intera. Vabbè, questa, vi ho già detto che questa è sintassi vecchia del DC, per cui non siete tenuti a conoscerla. E gli dico, guarda, scrivimi qual è il rango, diciamo. E così lancio un'altra... non ho salvato. Sì, ho salvato. Lancio un'altra volta. E lui non gli piace a... perché io non l'ho chiamata A, ma l'ho chiamata A1. F5, scusate, CTRL-Z, il rango vale 2, ok? E questo va bene, per cui è quello che volevo io. Perfetto. Adesso però io non mi diverto a fare, diciamo, un esercizio in cui il mio sistema è così pulito, già in forma canonica di raggiungibilità. Quello che voglio farvi vedere è un sistema generico in cui il mio sistema non si tocca con mano, per cui io che faccio? Mi creo una matrice di permutazione completamente random e poi il mio sistema io me lo scrivo per A1 per P, B2 uguale in forma, fra virgolette, che non si capisce, diciamo? Ok, e poi calcolo anche questo qua. Quindi qua è il rango di R1, qua è il rango di R2 e qua lo calcolo con 2. Allora, vediamo. A1 e B1 sono questi, rango 2. A2 e B2 sono matrici che, diciamo, non hanno gli zeri dove ci piace a noi, ossia non sono in forma canonica di raggiungibilità di Kalman, poiché è un sistema simile, è un sistema simile a il primo ottenuto con una matrice di trasformazioni sminuite random, e allora questo chiaramente anch'esso a rango 2, come si vede da qua, va bene? Però mi piace di più farlo su questo l'esercizio, per cui continuo su questo. Ok. Allora, ho generato un sistema a tempo discreto con n uguale a 4 non completamente raggiungibile. Ah, n uguale a 4 voleva? No, vabbè, io lo faccio a 3, voi lo fate a 4. Ok. Adesso, che vuol dire individuare un punto x appartenente al sottospazio di raggiungibilità? Allora, vediamo un attimo. Il sottospazio di raggiungibilità, in questo caso, è l'immagine R con 2. Ok? Quindi se io chiedo l'immagine di R con 2, che cosa mi dà il MATLAB? Mi dà una base per quel sottospazio. Allora, a quel punto, quindi sarebbe x con R è uguale a ORT di R2, va bene?
R2 l'ho solo scritto ma non l'ho calcolato, allora se mi serve io qua scrivo R2 e me lo definisco qua. Va bene, ragazzi, io non credo di essere veloce, sempre perché dove siete? Sempre perché voi siete, diciamo, magistrali informatici, per cui penso che il codice che sto scrivendo è abbastanza semplice e la velocità a cui sto andando dovrebbe essere, diciamo, ditemi se non è così. Quindi, X con R e il sottospazio di raggiungibilità è questo. Quindi lui che cosa mi sta facendo? Adesso lo posso pure lanciare, mi sta dando una base per il sottospazio. Mi dite voi X con R adesso, sapendo che questo è un sistema con N uguale a 3, con raggiungibilità uguale a 2, mi dite voi X con R che dimensioni mi darà il MATLAB in uscita? La matrice 4x4, 2x2. No, N uguale a 3. Quindi un piano? Sì, mi deve dare un piano, è vero, però è uno spazio R a 3. Lo spazio di stato R a 3, lui mi deve dare le equazioni di un piano, cioè una base per un piano in R a 3. Quindi comunque lui mi deve dare dei punti di dimensioni 3. Quanti me ne deve dare di punti di dimensione meno 3? 2. 2. E quindi? Due versori. Non ho sentito? Due versori. Mi darà due versori, quindi X con R che dimensione ha in uscita? Dal punto di vista proprio informatico, che mi dà il MATLAB in uscita? Una matrice 3x3, però sono dove ogni colonna è... Che dimensioni ha la matrice? 3x3. Quasi. Allora, vediamo. La matrice ha dimensioni 3x2, perché è la base per un piano, no? Quindi lui mi ha dato due vettori di dimensioni 3. Ok, quindi questo è X con R. Ora, come faccio a prendere un punto che sta in X con R? Basta che prendo una delle infinite combinazioni lineari di questa base. Va bene? Per cui io, in maniera assolutamente arbitraria, a questo punto cosa faccio? Dico che il mio X, anche se X, diciamo, come nome della variabile potrebbe essere un po' troppo, perché poi dopo la definirò, facciamo X segnato è uguale, ma io mi diverto proprio a fare rand di XR 2.1 più rand, chiedo scusa, per XR 2.2. Va bene? Allora, è chiaro a tutti che cosa faccio facendo x in quel modo? Una delle infinite combinazioni lineari del sottospazio raggiungibilità. Vi faccio anche notare un'altra cosa. Il codice, così come io lo sto scrivendo, non è ripetibile. Perché? Perché già la matrice P è una matrice random. Ora qua ci metto rand. Cioè, vuol dire, è ripetibile, però darà ogni volta dei valori numerici diversi. Se voi avete l'esigenza in MATLAB di fare delle cose random, ma volete che i numeri, per quanto random, ogni volta che chiamate la funzione siano sempre gli stessi, non so se è chiaro, diciamo, cosa voi state chiedendo. È random, per cui è fuori al vostro controllo. Però voi volete che sia sempre lo stesso. Quindi se fate, per esempio, l'analisi di un segnale rumoroso, voi volete che numericamente il rumore sia sempre lo stesso, però random. Allora, poiché gli algoritmi di generazione di numeri casuali non sono casuali, voi potete dare il seed, cioè la radice al comando. Questo lo potete fare in qualsiasi linguaggio di programmazione. Quando hanno delle librerie che generano i numeri casuali, sappiate che generare numeri casuali è difficile e ci sono degli algoritmi per farlo, per cui voi potete dire: guarda,
usa questa, sì, usa questo SID, per cui dal SID in poi tutti quanti i numeri che vengono generati sono deterministici, quindi sono sempre gli stessi, pur essendo casuali, ma noi non lo facciamo. Quindi i numeretti saranno diversi. Ok, questo l'abbiamo generato che appartiene a X con R, tutto a posto per costruzione. E a questo punto, generare la sequenza di ingresso che conduca il sistema dallo stato nullo a X. Qua dobbiamo andarci a prendere il gramiano. Il gramiano tempo discreto, giusto? Perché siamo nel tempo discreto, questo è tempo continuo e questo è quello tempo discreto. Ok, e allora che cosa faccio? Creo una funzioncina perché devo implementare questa sommatoria. Creo una funzioncina, però a questo punto faccio tutto quanto una funzione, perché così le tengo nello stesso file, M. È una scemenza, però faccio così. Indento, perché secondo me il codice indentato è più leggibile. A questo punto il clear all non ha più senso, perché se io non do variabili in ingresso, e questo rende un po' più difficile il debug, perché quando entro nella funzione non ce l'ho più nel workspace. Faccio un clear all qui e comunque mi pulisco tutto. E qua mi creo una funzioncina function che mi calcola il gramiano, va bene? E quindi la chiamo calcola gramiano, che gli devo dare in ingresso IB and solo IB, no, gli devo dare in ingresso anche il K finale. Va bene? Quindi AB, lasciamo K con F. Quando voi avete, diciamo, delle formule matematiche, il codice, se mantiene più o meno le stesse lettere, male non fa. E quindi facciamo for K che va da 1 a K con F. Allora, il mio gramiano è una sommatoria e a dimensione n per n, va bene? Per cui che cosa faccio? Prima di tutto dico n è uguale size a, me lo prendo dalle righe di a, non faccio un check sulla bontà dei dati perché dovrei verificare che a è quadrata e che b ha le stesse righe di a, però diciamo facciamo un codice snello e non lo facciamo, quindi zeros inizializzo la W a 0, va bene il gramiano, ma a questo punto il gramiano è l'uscita, quindi W uguale, devo darla come uscita. For K uguale a K con F, allora W è uguale W più, cosa ci devo mettere? Questo che va da 0 a KF meno 1, per cui io qua posso anche fare da 0 a KF meno 1, va bene? Questa sintassi qui è perfettamente lecita e lui avanza di 1. Vogliamo esserne sicuri? Se ne vogliamo essere sicuri, noi questo codice qua ce lo scriviamo un attimo. Certo, KF non esiste, facciamo 7, 6. Ce lo scriviamo un attimo e vediamo che lui ha generato veramente un vettore che va da 0 a n-1. Quindi era corretta la sintassi. Ok? E poi lo cancelliamo. Era solo per verificare. Ok, W uguale W più. Adesso devo fare alla i per b questa cosa qui. Quindi alla i per b. Ma qui c'è un errore. Ah no, no, questo va da i a cosa? Allora, vabbè, usiamo la i, dai. A elevato alla, dove sta la i? Per b. Per questo punto devo fare il trasposto. Quindi per b trasposto, per b trasposto elevato alla i, a trasposto elevato alla i, vabbè, facciamo a trasposto elevato alla i, ci mettiamo una parentesi tonda, non so neanche se serve, però ce la mettiamo. Il punto e virgola mi serve, altrimenti mi fa vedere tutto, e basta, questo qui è il mio gramiano, ok? E ho fatto la funzioncina. Ok, se la vogliamo verificare, io qui
calcolo anche il gramiano e faccio W uguale, calcola gramiano, ovviamente io adesso il mio sistema si chiama A2, no? Quindi A2, B2, quanto gli metto come K con F? Vi ricordate il tempo finale? Se n uguale a 3 non può essere inferiore ad n, va bene? Metto n uguale a 8. Ora io questo lo lancio, però metto qui un punto di, diciamo, di sospensione, come si chiama, un punto, un breakpoint, perché se no, diciamo, lui esegue e poi nello spazio lavoro non mi trovo nulla. Invece così mi dà il cursore e vedo questa W, diciamo, che gli sta succedendo a questa W. Lancio x23, lui esegue e poi vedete mi dà la freccettina verde qua e mi dice guarda tu stai qua, quindi io ora vedo tutto quanto, ok? Ora vediamo la W che faccia, questa è la W, va bene? Ora questa è la W, fatemi vedere un attimo l'espressione. Non ci sono errori? No, mi pare che non ci siano errori. Ora vogliamo vedere il rango di W, il rango è 2, meno male, e poi possiamo anche calcolarci ORT di W. Ragazzi, adesso è un po' più difficile capire se questa immagine è la stessa di ORT di R2, giusto? Ah, no, vabbè, ci ha dato proprio lo stesso numero, forse non è neanche... Ah, no, non è proprio lo stesso numero, qua c'è una cosa numericamente diversa, ma probabilmente questo è lo stesso numero. Vabbè, no, sono un po' diversi. Allora, è difficile capirlo adesso, no? Se questo... adesso però, questo qua mi fa venire in mente che io probabilmente devo studiarmi se questo effettivamente, il fatto che siano uguali, è un caso oppure... è legato alla teoria o all'implementazione di MATLAB, boh. Allora lo scoprirò. Allora qui abbiamo due sottospazi che dovrebbero essere uguali, probabilmente sono uguali però ovviamente lui mi ha dato una base diversa, dipende dal programmatore, da come ha scritto la funzione ORT, va bene? Perché chiaramente guardate, questa è R con 2 e questa è W, per cui sono chiaramente numericamente diverse ma hanno la stessa immagine. È un po' più complicato vedere che se sono uguali, però diciamo sì, devono essere uguali, cioè, lo accettiamo. Ok, quindi questo è il gramiano, abbiamo visto l'immagine, tutto quanto, facciamo quit debugging, se vogliamo possiamo levarlo, se no lasciamo il breakpoint. A questo punto io qua ci metto anche il punto e virgola, perché alla prossima esecuzione non mi interessa più vederlo. Posso anche mettere il punto e virgola qua, perché ho fatto debug e diciamo so come ho costruito A1 e B1, per cui adesso non mi interessa più, diciamo, di farmelo pubblicare a schermo ogni volta. Cosa mi chiede l'esercizio? Torniamo un attimo al testo. Generare la sequenza d'ingresso che conduca al sistema dallo stato nullo a X segnato. Ok, la sequenza d'ingresso, questo significa che io devo andare a vedermi dove sta qua la teoria che mi dice, guarda che tu puoi prendere la sequenza di ingresso U e la puoi calcolare in questo modo qui. Va bene? Allora, la puoi calcolare in questo modo qui significa che io devo implementare questa qua. Cioè, la matrice R, che non è la matrice di raggiungibilità, ma è la matrice calcolata, diciamo, è quella, diciamo, parente della matrice di raggiungibilità calcolata per K con F trasposto per l'inverso di W per X segnato. Allora, cosa faccio? Beh, mi calcolo anche questa matrice R a questo punto. E poi, vabbè, scopro che dal punto di vista del codice io posso fare una cosa più intelligente e fare calcola R e poi il gramiano lo ottengo come... Quindi calcola R, la matrice R, la definizione di matrice R, dove ce l'ho?
Ah no, scusate, la matrice R è quella lì che abbiamo detto essere la matrice di raggiungibilità calcolata per R istanti, che sarebbe infatti qua, RK. Quindi questa è, ovviamente qua ci metto R, qua R, e quindi la matrice R dovrebbe essere questa. Siamo d'accordo? Ora potrei riscrivere il Gramiano dandogli in ingresso la matrice R. Perché? Perché il Gramiano, diciamo, è proprio R trasposto, calcolato per un certo istante K, va bene? Però, diciamo, e sarebbe anche più robusto il codice, però per questioni, diciamo, di tempo, perché voi adesso dovete cominciare a lavorare prima o poi, allora lascio così. Quindi ho calcola R e calcola. Vabbè, questo gli mettiamo il 2 perché... Ora, questo R lo chiamo R2K, no? Perché non è la matrice di raggiungibilità, e calcola R. A questo punto, questo istante K con F, posso tollerare una costante se io la uso solo una volta. Quando la uso due volte già devo definire una variabile, altrimenti poi perdo di vista il significato di quella cosa. Ok, ho calcolato questo, ora la U è semplicemente R trasposto per l'inversa di W per X segnato. Quindi U è uguale R2K trasposto per l'inversa di W per X segnato. Dal punto di vista, diciamo, dimensionale, spero di trovarmi. Fatemi pensare un attimo. R con 2 e ah, no, no, questa è sbagliata, però, ragazzi. Nessuno di voi mi ha corretto. Questa non è così. Questa è, devo metterli a fianco. Quindi questa non è così. Allora, qui è la matrice vuota. E poi io la costruisco mettendo se stessa e poi a fianco alla IB. Quindi questo al primo passaggio mette B, perché questo è vuoto e questo fa 1. Ok, quindi al primo passaggio mette B. Al secondo passaggio R vale B, per cui qua ci metto B e qua viene A per B. Ok? Quindi il numero, quindi questo ha n righe, quindi faccio il trasposto n colonne, questa n per n e questa n per 1. Quindi correttamente mi viene la U pari, mi deve venire al numero di campioni, 8. Ok? Vediamo se è così. Sto al breakpoint, ho fatto run, sono al breakpoint, non ho errori di sintassi. La U sta qua, eccola qua. E lui mi dà un bel warning perché da qualche parte ci sta un problema di numerico. Va bene? E dobbiamo vedere qual è. Qual è, ve lo dico io, qual è il problema, il problema numerico. È che la matrice W non è una matrice piena. È giusto? Stiamo chiedendo a lui di invertire una matrice non piena. E lui lo fa perché, diciamo, il MATLAB tenta di non fermarsi mai, ok? Per cui se ha problemi numerici ci aggiunge lui qualcosa per renderla invertibile. Questo qualcosa è un fattore che poi scopriremo nel filtro di Kalman l'anno prossimo in robotica, che altera di fatto poi le proprietà della matrice, ma la rende ben condizionata numericamente. Diciamo che lui l'ha fatto e quindi noi possiamo tentare di andare avanti. Tentare di andare avanti significa, guardate un attimo, se io voglio fare la simulazione, questa U è una U in cui io ho prima l'istante più recente e poi come ultimo elemento l'istante più antico nel tempo. Ok? Per cui questo è U con 0, U con 1, eccetera, eccetera.
Vabbè, io posso fare un bel plot 2 giusto per... Ah, non sono dentro al... Non c'è perché non sono più qua dentro, quindi devo rilanciarlo. Posso fare un bel plot 2 per capire, diciamo, cosa sto guardando. Però questo plot 2 a me non piace molto, perché se vedete, diciamo, è una linea continua, io sono nel tempo discreto. Quindi o faccio una cosa del tipo... di questo tipo qua, in cui se vedete io dico vabbè, io tollero che tu mi fai la linea continua per raccordare i punti, però se mi metti anche un cerchietto, io so che sono nel tempo discreto, per cui questo qua, diciamo, lo tollero come plot per un sistema tempo discreto, sapendo che questi sono campioni, per cui tra uno e due semplicemente non è matematicamente definito il valore dell'ingresso. Va bene? Ok, questo è U. Che cosa devo fare? Ora devo verificare che sia esattamente, che sia Luken. Chiedo scusa, questo è U al contrario, se voglio mettere il tempo. Allora, per farlo al contrario, devo vedere se il MATLAB. Allora, devo vedere se il MATLAB mi fa un qualcosa del genere, non so se esiste, eh. Reverse order of characters in a string, questo non è quello che ci interessa a noi. Ah, forse è flip, fatemi vedere. Ok, vediamo se è flip. Facciamo U virgola flip U, faccio trasposto così me ne metto in riga ed è più facile da vedere. Sì, ovviamente vedete che numericamente è diverso da prima perché, diciamo... Ovviamente, ogni volta abbiamo i random che cambiano. Vabbè, comunque, flip è il comando che ci interessa. A questo punto ho due strade. O questa U la metto nel sistema che avete, tempo discreto, ingresso, stato, uscita, che avete generato nelle prime lezioni. Ovviamente, li devo mettere anche a 2 e B2. Oppure, e lo faccio adesso solamente perché così andiamo più velocemente, io che cosa faccio? Beh, io sfrutto il fatto che so che posso applicare questa formula qua per trovare il valore dello stato a quale sta andando, quindi di fatto sto applicando un po' l'inverso. Quindi riuso la R e la moltiplico per questa qua. E vediamo se questo mi dà effettivamente. Quindi io faccio il quit debug. Adesso questo x con s, io faccio un xs, quello x segnato. Facciamo un x effettivo, no? Quello che ho raggiunto, e questo è R2K per U, senza flip perché io sto usando la formula in cui U è coerente con questo. Ok, perché mi dà questo? Ah, perché non lo uso, va bene. Ora adesso io posso divertirmi a... Vabbè, faccio un disp perché non, graficamente non c'è molto senso, faccio un disp di x segnato e x e ok, e poi faccio pure un disp dell'errore, quindi x segnato meno x e lancio. Ok, errori di sintassi non me ne ha dati. Questo è U, questo è x segnato, questo è l'x effettivo e questo è l'errore che è sbagliato. E perché è sbagliato, cioè perché non è 0, lo capiremo presto, ossia lo capiremo quando andiamo a fare il controllo. Va bene? Quindi, anche se io sto tentando di raggiungere un punto che è raggiungibile, io se applico semplicemente la formula, in questo caso non lo raggiungo. E noi dobbiamo rimanere con questo fra virgolette dubbio, perché poi dopo questo sarà chiaro dopo. Ok? Allora, io adesso debugging. Io adesso vi lascio lavorare, interrompo la registrazione.